Non si può in partite come questa qua e dice vado a casa domani, va bene cazzo, può succedere, scusate la parola. Lo devi mettere in conto quando viene qua, ma l'uso strumentale, la capacità di ogni volta creare una pressione così importante, non porta a niente. E io adesso mi spoglio del fatto che io sono un allenatore, non porta a niente. Qua ci vuole una crescita nello sviluppo della squadra e la dialettica interna è fondamentale. Io devo sapere cosa pensa la proprietà del mio lavoro, la proprietà mi deve dire cosa pensa, ma la responsabilità deve essere di chi viene qua a parlare con voi, deve mettere la faccia con voi, di conseguenza con chi ama questa squadra. Questo è fondamentale. Se non si esce dal limbo di questa cosa qua non vale niente, perché oggi ci sono io, domani viene Andrea a fare l'allenatore, domani viene Giuseppe, l'altro post domani viene Antonio, ma come fai a lavorare? Non c'ha senso, ma il mio senso di responsabilità mi ha detto stai qua, perché io vado giro in testa alta, io vengo qua e lavoro 12 ore al giorno e faccio il massimo di me stesso, il mio gruppo di lavoro mi segue, i miei giocatori mi seguono, la gente apprezza lo sforzo che stiamo facendo. Se non si capiscono i limiti oggettivi che sono certificati da una situazione che parte da, non questo campionato, da quello prima. E allora se non si ha questa capacità di sviluppare e tutte le volte è uno al posto di un altro, un sistema al posto di un altro, non si parte mai da niente. E dunque diventa complicato, ma molto complicato. E dunque sì, è vero, vado a giocare la partita, io spero e farò di tutto per questa squadra faccia risultato, perché lo merita, lo meritano i ragazzi, lo merita la gente che è venuta allo stadio quando venivamo da 7 sconfitte consecutive, quando dopo la vittoria di Genova sembrava che avessimo vinto quasi un campionato per la passione che ha alimentato in 2 giorni e sono venuti in altri 20.000 a seguire la squadra. Se questo non è apprezzabile, cos'è che ti porta a fare questo mestiere? Cos'è che ti porta a presiedere qualcosa? Ma devi capire, entrare in sintonia, in empatia con l'ambiente. Questo che manca e che io sono venuto qua a portare. Sì, io sono andato a casa facendo una conferenza stampa da solo, ma l'ho fatto a testa alta. La mia decisione è stata che se non dovevo più star lì, non ci aveva più senso. Sono stato chiamato sotto un'altra veste, con un'altra responsabilità. Vengo a testa alta a portare avanti quello che penso, con le mie idee e col mio senso di responsabilità. Perché alle cose ci penso e ci rifletto tanto. Ma siccome amo fare questo lavoro e ho avuto la fortuna di essere chiamato, e di questo ringrazio il Presidente che mi ha dato questa possibilità di tornare in un posto che io adoro, in cui starei qua 20 anni se mi sopporterete a fare allenatore, non lo so, do il massimo, faccio quello che devo fare, perché se ho qualcosa da rimproverarmi è in ottica di dire potevo fare una scelta invece che un'altra, dove posso migliorare la squadra, ma questo fa parte del mio lavoro. Uno che pensa di avere le verità in tasca e di andare avanti e che tutto sia risolto sempre, per me è una persona che non può fare nessun tipo di lavoro. C'è sempre un mettersi in discussione, ma per migliorarsi, e compresa la dialettica, ma che sia una dialettica non sterile, ma che sia di costruzione, di qualcosa di positivo, di qualcosa di duraturo, di qualcosa che porta a qualcosa. Se non si va mai da nessuna parte. Con 19 partite da giocare, può succedere di tutto, è un campionato in pieno sviluppo, sicuramente di rincorsa, ma non ci si può arrendere con 19 partite da giocare.